vento incessante, tempeste di sabbia, strade sterrate e paesaggi da capogiro. Quando comincio a pensare che siamo davvero arrivati fino a qui, tutto il resto non conta. Soprattutto il radiatore del nostro van che può lasciarci a piedi da un momento all'altro. L'ultima strada verso sud che collega la carrettera austral cilena alla ruta 40 argentina è qualcosa di unico. L'ennesimo passaggio sulle Ande, la vera essenza dell'altra Patagonia, quella fatta di lande desolate e di cavalli selvaggi che scalpitano contro il vento. Il paesaggio si muove intorno a me anche se sono fermo. Un vento così forte e intenso che rende complicata la nostra vita in van, non facendoci dormire la notte e rendendo a volte anche difficili le riprese. Ma cosa c'è di più bello che sentire la forza della natura che ti travolge e ti convince che la padrona è solo lei e che noi siamo due puntini su un furgone che ci sta gentilmente accompagnando ai confini del mondo? La verità è che quando sono qui mi sento leggero e mi dimentico che siamo lontano da tutto e da tutti. Sento la spinta del vento a favore sul nostro van. A volte si può evitare di premere l'acceleratore. Si inizia a cogliere ogni particolare di un paesaggio apparentemente tutto uguale e questo armadillo ne è un esempio. Sterrato, ce l'abbiamo fatta. Adesso ci aspettano 200 km di asfalto, credo. Non ci potevo credere, era da una settimana che guidavamo su strade sterrate e da due giorni con il radiatore completamente rotto. 460 km senza asfalto, ma ricchi di emozione. In questo momento abbiamo lasciato la cordiera delle Ande e siamo nel mezzo del nulla. Non c'è nessuno, ad esclusione dei guanacos che sono qua. Arrivare sulla ruta 40 voleva dire ridurre le sollecitazioni al radiatore e a tutte le parti meccaniche del nostro van e quindi mettere in cassaforte l'arrivo nella prima città dopo giorni nel nulla. Ce l'abbiamo fatta, governator Gregorio, eccoci qua. Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video qui dalla Patagonia. Il nostro viaggio in van prosegue e anche con qualche imprevisto sembra che ce la stiamo facendo veramente. Infatti due giorni fa il nostro radiatore si è rotto, ha cominciato a perdere un sacco di liquido e io mi sono preoccupato tantissimo perché in carrettera austral dove eravamo nessun meccanico ci poteva riparare il nostro radiatore e tantomeno non si poteva incontrare il ricambio. Per fortuna il negozio di ricambi mi ha venduto questa polverina magica che ci ha salvato la vita. Infatti per 400 km il radiatore ha smesso di perdere e adesso siamo arrivati a Governator Gregorio per capire che cosa bisogna fare, perché le opzioni sono due: o il radiatore va riparato e questo già l'avevamo fatto in Costa Rica, oppure va sostituito. Se lo ripariamo il rischio è che si rompa di nuovo, perché ormai il radiatore ha 20 anni come il nostro mezzo, e inoltre i supporti del radiatore, che sono questi gommini che diciamo riducono le vibrazioni che vengono trasmesse al radiatore, sono completamente da sostituire, e se lo togliamo, lo ripariamo e lo rimettiamo a posto, il rischio è quello che si rompa di nuovo perché i supporti sono proprio da cambiare e qui dove siamo non si trovano. Inoltre, per completare il bilancio delle cose positive e negative, se decidiamo di ripararlo non sappiamo se verrà riparato bene ed essendo vecchio ci sono delle piccole perdite che comunque avrebbero bisogno di un turafalle e quindi torneremo al punto di partenza. Per ora la decisione è quella di comprarlo da nuovo. Credo che lo compreremo dall'Italia questa volta, mi sto informando un po' sulle spedizioni qui in Argentina, perché qui in Argentina costa veramente tanto,
però prima di arrivare a una decisione ben definita, visto che non perde e noi siamo molto più tranquilli per continuare il viaggio, dobbiamo fare un cambio olio, manutenzione obbligatoria, perché abbiamo superato i 10.000 km da Cusco, dal Perù, quando abbiamo fatto l'ultima manutenzione al mezzo, e quindi oggi qui a Governator Gregorio, dove siamo, facciamo cambio olio e filtri, penso proprio l'ultimo di questo viaggio. Tanto fuori dove ci siamo fermati oggi il vento potrebbe portare via qualunque cosa, siamo in un distributore di benzina qui. Questo qui è il meccanico, solo che abbiamo un problema: noi siamo alti 2,12 m e l'entrata è alta 2,09 m, quindi dobbiamo abbassare la pressione delle gomme per entrare, perché la tettoia è bassissima e c'è un vento e non si può lavorare fuori. Vediamo se riesce a passare, intanto io sto per volare via col vento, è fortissimo. Vediamo, allora da qua ci passa e qua no, non so se abbassando, ah, forse ci passa, non so se gli oblò riescono a passare. Gli ha fatto uno scherzo, Carlo si sarà spaventato terribilmente, però l'oblò dietro non so se ci passa. No, aiuto, millimetrico proprio. No, aspetta. Ah. Al pelo, proprio perfetto, incredibile. Wow, so come abbia fatto. Hola. Hola. E sta sucio, eh? No, pero está bien. Ah, sí. Cuando más sucio, mejor. Ah, sí. Porque significa que el aceite está cumpliendo su función. Ah, perfecto. Que es llevar toda la mugre, o sea, lubricar y llevar toda la mugre que te tira el motor hacia el filtro. Ah, gracias. Si el aceite está limpito, no cumple la función. Me siento muy incómodo porque está sucio. No, yo solitamente hago todo muy limpio y verla así. No, está todo. Llegamos desde Paso Robayas. Lo que pasa es que cualquiera que sale de viaje acá para cualquier lado está, se cierra. Sí, sí, tierra, sí. Es horrible. Sí, sí. Qui i meccanici si sono messi già al lavoro. Veramente siamo capitati benissimo, perché questo negozietto che vende anche prodotti e fa cambio olio è il più pulito incontrato dal Messico, anzi dal Canada fino a qua. Veramente i nostri complimenti a questi ragazzi. E gli ho appena detto che mi sento abbastanza incomodo perché il nostro van è veramente sporco e loro sono pulitissimi. Sono veramente puliti. E li ho anche avvisati di quello che ci avete scritto, grazie, nei commenti quando abbiamo fatto il cambio olio in Perù, che l'avevano stretto veramente tanto, quindi mi hanno detto: hai fatto bene ad avvisarci, perché il filtro va messo con le mani. Questo è l'oggetto che serve per rimuovere il filtro, non per avvitarlo. Mi aspetto che da quel filtro d'aria che sta per uscire ci sarà di tutto, perché la sabbia boliviana l'avrà davvero intasato. Il meccanico ha già cosparso la guarnizione d'olio qui, filtro dell'aria nuovo e filtro diesel, tutto portato dall'Italia. E qui c'è l'olio che avevo preso, sempre lo stesso, 10,40. Abbiamo scoperto che è semisintetico, ma va bene lo stesso. Este filtro de aire vio lo peor de Sudamerica. È conciato davvero male, c'è sabbia ovunque. Ecco, ci hanno tolto anche il manicotto per fare un po' di manutenzione e soprattutto per avere più spazio per togliere il filtro del diesel che è qui nascosto. Fantastico anche il secchio che si alza e si abbassa per raccogliere l'olio. Una comodità. Come ci avevate scritto, il filtro del diesel è difficile da rimuovere. Cambiato, adesso diamo contatto 3 volte per riempire il filtro del gasolio. Questa è la terza, eh?
Vuoi ad arrancare? Tra l'altro stavamo notando che qualcuno, quando ha tolto il filtro dell'aria, l'ha tolto male perché i gommini qui si sono spaccati. E inoltre qui sul manicotto ho notato che è praticamente aperto, quindi va sostituito. Per ora lo ripareremo. E per tornare su che cosa fare di questo benedetto radiatore, siamo anche un po' costretti a continuare in questa condizione perché, nonostante siamo in una città, nessuno dei meccanici che abbiamo consultato si è sentito di ripararlo e di garantirci il lavoro. Quindi sapete che c'è fiducia massima nella polverina magica fino a quando non arriverà un radiatore nuovo. Non so da dove, non so quando. Buongiorno dal lago Cardiel. Questa notte abbiamo passato una notte insonne per il vento, perché il van traballava come non mai. Poi alle 4:30 Carlo è venuto la brillante idea di spostarsi, però siamo rimasti impantanati. Io intanto ero a letto che dormivo, a dir la verità, però per fortuna è riuscito a togliersi dalla sabbia molto velocemente, in 10 minuti, quindi ci siamo spostati. Questa notte ci stiamo spostando perché c'è una tempesta di sabbia e il van sta ballando. E sono pure insabbiato alle 5 di mattina. Mannaggia. Sono riuscito a uscire. Praticamente il vento ha portato tutta la sabbia e si sono fatte delle cunette di sabbia, ma per fortuna, scavando un po', sono riuscito a spostare il van in 10 minuti. In realtà non è cambiato molto nel nuovo posto perché c'era comunque tantissimo vento, però abbiamo dormito ancora qualche ora, ci siamo svegliati e il vento non smette mai. Infatti sono vicino a un capanno che usano i pescatori. Tutto abbandonato qua, proprio non c'è nessuno, ci sono un sacco di ossa di animali e un paesaggio bellissimo, sembra mare più che lago, sembra di essere a Fuerteventura perché anche i colori sono abbastanza... ho appena visto una volpe! Che bella, piccolina, si è nascosta, adesso vediamo se ne vediamo ancora. Ora siamo pronti per ripartire, speriamo di non infossarci, ovviamente faremo la strada molto più velocemente, anche perché qua se rimaniamo infossati non c'è proprio nessuno, il cellulare non prende, quindi saremo un po' spacciati, dice Nirvan. Incredibile, per quello che abbiamo visto questa mattina ci possiamo infossare altre 3 volte. Non capita tutti i giorni di essere accolti da una famiglia di volpi. Credo che sia il momento di andare adesso. Ieri al meccanico è andato veramente tutto bene. Siamo super soddisfatti. Per la sola manodopera del cambio olio abbiamo speso 11 euro, che è un prezzo veramente irrisorio. Ovviamente avevamo tutte le parti con noi. Oggi ci aspettano 80 km di sterrato. A vedere la mappa credo siano gli ultimi, perché noi siamo qui adesso. Questa è tutta la Patagonia argentina. E questo è l'unico tratto di sterrato che si chiama Lo Smaldito 73. Sono 73 km di sterrato che scendono giù. E oggi dovremo arrivare prima a Tres Lagos. Attenzione in diretta, è tornata la volpe. Madonna, che bella! Guardate, ce l'abbiamo proprio qui vicino al van e accanto a noi. Meravigliosa! Che c'è? Sta cercando qualcosa da mangiare. Ovviamente sa che siamo qui dentro. Troppo bello, perché da essere una notte da dimenticare, perché stanotte ha ballato tutto, ci siamo infossati alle 5 di mattina. Questa mattina sembra davvero di essere in un documentario. Dentro il nostro van stiamo ammirando ben 2 volpi che sono venute a trovarci.
Ora è giunto il momento di andare. La situazione rispetto a ieri è cambiata, perché quando siamo arrivati c'era un po' di sabbia, però stanotte ne ha portata davvero su tanta e c'è una piccola luna di 50 metri da scavalcare circa. Io penso che ci insabbieremo, adesso vediamo un po' che succede. Sei andato un attimo fuori, guardate la vicinanza con la volpe, cioè non ha paura di noi. Lì, non so se si vede, ci sono due righe dove ci siamo infossati stanotte, anzi mi sono infossato. E più avanti c'è la duna maledetta. Iniziamo. Allora, questa è la parte semplice. Però più avanti, più avanti tutta la sabbia ha ricoperto la strada, quindi sarà un po' complicato, vediamo. Devo prendere velocità, Aiuto. E poi devo prendere velocità. Aiuto, inizia l'impresa. Meno male che io sono giù. Aiuto, grande Nirvan, fantastico. Campione, veramente. Non ci avrei mai scommesso, invece è andato veramente alla grande. Gomme stradali, pressione al minimo dei pneumatici e veramente va sulla sabbia, cioè lo strato era profondo. Quindi adesso finalmente ci possiamo rimettere sulla 40 e facciamo un bel po' di sterrato, noiosetto. Ci vediamo dopo. Subito dopo il lago Cardiel iniziano i famosi maldito 73, ovvero i maledetti 73 km di sterrato, che ad oggi rimangono uno dei pochissimi tratti ancora non asfaltati della Ruta 40, la strada che porta verso la Terra del Fuoco. In un momento in cui ogni vibrazione potrebbe essere fatale, ormai penso che finché la barca va, noi la lasciamo andare. Anche perché si sta per avvicinare un nuovo capitolo che porterà il nostro viaggio in una nuova dimensione, lasciando per un po' l'immenso deserto della Patagonia. Eccoci, siamo arrivati a El Chalten, cuore del Parco Nazionale de los Glaciares. Però il tempo è brutto, non si vede niente, pazienza, vediamo domani.